Va bene, qua è freddo. Poi c'è anche da fare, è sempre solita storia. 5 minuti di più, 5 di meno. Ma questo dura tanto allora oggi, perché io sono rientrato a sistemare le foto qua, l'ho pubblicato neanche, a sapere pubblicavo questa. Notte 23, sono le 8.58, dura tanto questa. Ha buttato tutti questi oggi. Ma ha battuto no, ha fatto la sua figura, ci teneva. Quanto è freddo.
Arrivi quanti ne saranno nella viaggio. Un gobelino magari da prima di nobili. E qui se sta vicino al bolino dico la nebbia del bolino. E risolvono il problema. Ma vedi un po' che tuoi panni arrivi? Gli vieni che mi risolvono il caso subito. E la nebbia com'è? Mia moglie si è alzata, manco il caffè mi ha portato. Nel latte e nel caffè. Fortuna che io sono previdente. Stavo andando a letto alle 4 stamattina. Io, ma ci sarà la colazione domani mattina, boh. A parte pensavo di dormire, di non prenderli letto. Invece mi sono svegliato alle 6:30. Ho alzato la tenda perché non è che mi posso mettere in finestra a quell'ora. Fa freddo. Dal letto, da dove dormo, vedo tutto qua, a parte di Gollemare, casa Dionisi. Questo qua no, dovrei spostarmi. Dovrei sedermi sul letto. Allora, dico alle 4, ho pigliato un pezzo di parmigiano. Un pezzetto di pane di mezza rosetta, però me l'ho mangiato durante il vulcano Bregone, di Porzia. Devo pigliarne un po' di più. Se finisce vado a farlo io da solo. Ancora me lo ricordo. Non so. Annebbia tutto. Non evacuiamo, come facciamo a non evacuare? L'evacuazione di Rieti è il tema del giorno. Vabbè, basta qua che questo...